Ragazzi, io sono Lenny Kotopoulos e sono un esploratore impetuoso del mondo animale. Nella vita ho fatto a botte con mammiferi giganti, pesci incazzati e insetti dei centri sociali. Ma sono ancora vivo perché rispetto la natura e ho un lanciafiamme artigianale. Nei miei viaggi esploreremo ambienti ostili ed ecosistemi al limite, alla scoperta degli animali più pericolosi del pianeta Terra. Seguitemi, sarà un'avventura bestiale! Bestie bestiali! Oggi il nostro Lenny si trova nelle praterie incontaminate del Kansas e no, non sta visitando i posti dove hanno girato quella cagata tardo-adolescenziale chiamata Smallville, ma è alla ricerca di un altro grande animale selvatico prossimo all'estinzione, il Bufook, meglio noto come bufalo trombatore. Ma no, mai sentito. Queste vaste distese di alberi e prati sono un vero toccasana per le mie continue crisi d'astinenza da eroina. Il fatto che io veda dei grossi papaveri al posto delle querce è abbastanza preoccupante, ma questo non mi impedirà di portare a termine le mie ricerche. Oltre ad essere un grande zoologo e un massone, Lenny è senza dubbio un uomo molto audace. Ci vuole un grande coraggio, infatti, ad affrontare un mammifero di 2 tonnellate che sevizia sessualmente ogni altro essere vivente e lo costringe a subire il suo orgasmo lungo ben 79 ore. Il Bufook trombatore possiede una tecnica predatoria molto raffinata e nello stesso tempo letale, come i siti di incontri gratuiti che a un certo punto scopri che per chiamare devi pagare. Sì. Vero, Baduk? Bibu bibu. Con il suo canto melodioso che assomiglia alla voce di Elvis durante un cunnilingus, no. Questo grosso ruminante seduce le sue vittime a distanza di oltre 1 chilometro. Ipnotizzate dal suo richiamo rimangono intontite per ore. Praticamente come dopo essere stati a casa di Bill Cosby o della sorella di Ornella Muti. Bibo bibo. Ben detto, Baduk. Italiani e africani sono della stessa razza. Lo dice la storia. Oh, scusatemi, non vi avevo presentato la mia guida. Baduk, un falegname del luogo. Forza, amico mio, dammi un 5. Bobby Bubi. Già, dimenticavo l'incidente. Allora, dammi un 3 e andiamo a cercare quella bestia lussuriosa. Lenny e Baduk percorrono diverse miglia nella prateria incontaminata quando giungono su un ampio altopiano di bestiame al pascolo. Guarda, Baduk! Un gregge spaesato! Si tratta della vittima massiccia per eccellenza del Bufook trombatore. Non appena si accorgerà del ben di Dio da incularsi che c'è qui, farà una vera e propria carneficina! Bobi bibu! Ah, spero anch'io che non si salvi nessuno, Baduk. Avremo delle riprese da urlo! Hai sentito? È il suono angelico del Bufook trombatore. Stiamo per assistere ad un miracolo. E questa volta senza aver esagerato con gli psicofarmaci. L'intuizione è corretta. Un enorme bufalo trombatore sta galoppando tutto barzotto verso il gregge indifeso. Lenny e Baduk sono stati proprio fortunati. Le pecore meno. Cristo santo, che spettacolo! Osservate, amici! Il bufalo ha estratto il suo enorme pene e sta soggiogando una pecora! Oddio, l'ha ammazzata con la sua mole imponente! Che forza della natura! Bibo Bobby! No, Baduk, ci vorranno 79 ore prima che il bufalo finisca l'orgasmo e la pecora esploda! Bibo Bobby! Tranquillo, ho portato con me una scatola di Dick Cat, lo snack kosher al cioccolato per i bambini circoncisi. No. Dick Cat, dai un taglio alla fame. E non solo a quella. Bibo bibibo. Sì, ok, era meglio 0,5 chilo di marijuana e Netflix. Ma non sono io che trovo gli sponsor, ok? I nostri esploratori attendono per oltre 3 giorni che l'enorme bovino venga a capo del suo proverbiale orgasmo e altri 2 perché finisca la sigaretta. Dopo quasi una settimana, dunque, possono finalmente seguirlo da lontano per scoprire la sua tana. Oh, figa, che carneficina, Baduk! C'è lana e sperma dappertutto. Sembra un finale alternativo di Vacanze di Natale 90. Bebo. Sì, Baduk, sono d'accordo con te. Meglio non farci notare. Non ci tengo a sapere cosa prova un cappuccio della Bic. Il Bufook trombatore trotterella verso la sua spelonca quando, improvvisamente, la sua attenzione viene attirata da una grossa cisterna di gas propano. Dannazione, Baduk, sta per accadere il peggio. Se il Bufook trombatore cerca di seviziare quella cisterna, la farà esplodere. Non possiamo perdere un esemplare così prezioso. Uno di noi 2 si deve sacrificare. Tiriamo una moneta. Bebo bibi, bobbi bibu. Ehi, torna!
torna qua, caga sotto! Vigliacco di merda! Avrai quel bufalo sulla coscienza! Assassino! Aia! E niente, come John Lennon. Un'altra dolorosa perdita per il mondo animale. Il nostro Lenny è davvero rammaricato per la prematura scomparsa del grande bufucto. L'ha ucciso lui! Le pecore, meno. L'ha ucciso lui!